Cioè hanno personale, se vai in biblioteca personale è disoccupato, ce n'è, basta uno che apre e chiude, perché cosa deve fare? Un guardiano deve fare, uno che apre e chiude, no, la deve fare la protezione civile, allora la protezione civile fa, hanno fatto un bando per strisce blu, chi se va a pigliare strisce blu alle loro condizioni? Nessuno, perché non sono in grado nemmeno di fare un bando. Secondo, fanno il bando per il parco giochi, perché il problema è grave. E che hanno fatto il bando per l'affidamento del parco giochi, se voi lo guardate è 40 pagine di impegni per chi se lo prende, per avere solo là dentro un bar come questo, che questo che gestiva il parco giochi aveva, quindi aveva il bar e gestiva il parco giochi gratis, gliel'hanno levato e lo devono dare a un altro, evidentemente sanno a chi lo devono dare. Ma non è chiuso il parco, come mai? A parte che è al numero 2 là, dovrebbe essere aperto da qui, sì, l'hanno aperto stamattina apposta. L'hanno aperto perché? Perché per farci una sorta di sorpresa, così dice, non potete dire che non è aperto il parco. Scusa Giacomo, ma è aperto? È chiuso o è aperto? Ma è un miracolo, è come il miracolo dell'acqua che di Fogna è diventata acqua minerale. Cioè a Terrasini evidentemente succedono miracoli. Se noi diciamo che convochiamo i genitori che poi non si presentano, tutto sommato. Su questo ora spendiamo qualche altra parola. Diciamo dobbiamo andare a discutere del problema del parco giochi. Immediatamente il parco giochi si apre. Ma si diceva, si è detto che la gara d'appalto così per affidare l'assicurazione è andata sempre in evasa. E questo è il problema? No, non è andata in evasa, dobbiamo dire le cose. Allora spieghiamolo brevemente. In pratica hanno fatto una gara come se dovessero affidare un prodotto che avrebbe dato grossissimi risultati economici a chi l'avrebbe preso. E in effetti, contrariamente penso a quanto loro pensassero, avessero previsto, un imprenditore si è presentato, ha presentato la busta e il 5 agosto sono state aperte le buste e gli è stato affidato, diciamo, la conduzione del parco giochi. Il responsabile di area ha perduto solo 23 giorni per avallare e ratificare questa gara e non hanno comunicato niente al titolare, a colui che aveva vinto. In pratica sono passati 2 mesi. Questo signore o si è stancato o ha capito che le condizioni che aveva accettato erano capestro, ha rinunziato. Quindi ci troviamo di nuovo nella condizione che loro preferiscono. Cioè poter avere una scusa per dire noi avevamo fatto e non è successo niente e tenere il parco giochi aperto un mese, aperto 15 giorni senza trovare mai una soluzione definitiva. La stessa cosa voglio ricordare a tutti, è successa per l'affidamento del bar e alla piscina comunale, in cui la prima volta il bando era fatto in modo che non si è presentato nessuno, tanto erano i gravami che venivano imposti. Immediatamente dopo alla circostanza che la gara è andata deserta, hanno fatto un altro bando immediato e guarda caso, il vincitore è stato un parente o un affine di un assessore in carica. O ex assessore o allora forse era ex assessore, ma era l'assessore che aveva predisposto il bando. Ho capito. Senti Giacomo, al di là di queste sottolineature importanti, senza dubbio, stamattina avevate appuntamento, so che è stato l'invito diramato tramite Facebook. E non solo. Avevate questo appuntamento qui, ma di fatto ci siete, sì, non più di 10 persone, 7 persone, i soliti addetti ai lavori. E i cittadini, le mamme, non ci sono di fatto. In effetti, a Terrasini, come io ho potuto rilevare, ho scritto e ho raccontato da diverso tempo, i cittadini vivono una condizione di assuefazione, nel senso che si sono resi conto, secondo me, che nulla può essere sovvertito nell'ordine che è stato costituito. Perché... Ma è possibile un altro tipo di considerazione? E cioè che le persone
oggi sono molto, molto sospettose, che abbiano il timore di essere strumentalizzati, usati per fini elettorali. Cioè tu sei uno che si è candidato. Ma io mi sono ritirato già da tanto tempo. La mia era una candidatura strumentale che serviva solo a fare capire a qualche dirigente del comune che è seduto nelle aule consiliari, minacciava i cittadini dicendo che non si doveva fare politica, che scriveva nei giornali non doveva fare politica, mentre un funzionario del comune poteva fare politica dentro l'aula consiliare. Io ho chiarito questo punto e ho detto: da questo momento io parlo e dichiaro quello che devo dichiarare in funzione di candidato alla carica di sindaco. Quindi è stata una sorta di provocazione. Ma infatti quindi, ho sempre ufficialmente, finalmente no, è ufficiale, ma, non ti candidi. Ma l'ho sempre detto. Il fatto è uno: io ho figli grandi, ma ho un nipotino piccolo. Vengo delegato da mio nipote che ha un anno. Io penso che le mamme che non si interessano nel problema del parco giochi, o il parco giochi non gli interessa, oppure non so cosa dire. O può darsi che non sia stato propagandato bene. Appunto, ma che significa strumentalizzare? Il problema se o esiste o non esiste. Se esiste bisogna lottare perché si risolva, visto che gli amministratori se ne fregano. Se non esiste, allora ho torto io e ho sbagliato a convocare. Angelo Cinà è pure qui, ma tu hai figli da portare al parco? No, però da sempre ho lavorato nel mondo delle associazioni con i bambini, con l'ACR, quindi sento particolarmente questo bisogno di stare a contatto con le varie realtà che si occupano appunto dei bambini. Sì, ma tu, ecco, la stessa domanda che facevo prima a Giacomo Greco, la rivolgo anche a te. Dico, l'assenza dei cittadini, delle mamme, ma anche in questo caso tu sei un esponente di un movimento politico, il Partito Democratico, dico, non è che per caso i cittadini sono diventati talmente diffidenti da non presentarsi più quando si tratta di queste cose? Credo che non si tratti di indifferenza, credo che si di diffidenza, di diffidenza, credo che si tratti di... come dire, di organizzare meglio le manifestazioni e credo di svegliare un po' la coscienza civica. Non è che le persone non sono interessate a queste problematiche, bisogna prepararle bene, per farle sentire meglio. Questo è l'unico, secondo me, il mio obiettivo è lavorare affinché i terrasinesi sentano ancora di più il proprio territorio. Perché noi nonni, io mi ricordo, ci fu un periodo in cui venivo tutti i giorni qua ed era gestito in maniera... Manca la comunicazione di congiunzione sindaco-cittadino. Vi racconto la vicenda perché... Era gestito? Da signore qua del chioschetto, che era una cosa meravigliosa. Lui è stato fatto tutto questo. Secondo me una cosa meravigliosa. Per toglierlo a questo hanno chiuso. Di fatto annullato il servizio. Assolutamente sì. C'era quello. Ciao Sabrina. Era gestito a livello di volontariato. Sì, sì, gratuitamente. Sì. E hanno fatto pure l'orto, facevano l'orto con i bambini, era una cosa bellissima, facevano le spaghettate, non so se ti ricordi. E gli curava pure qua. Gli curava tutta la una cosa bellissima. Vogliamo il parco giochi aperto, ci sono troppo bambini, domenica perché la tipo... No, non è aperto, l'avete tolta, vergognatevi, sono male di bambini che piangono ogni giorno qua. Si deve aprire il parco giochi, una cosa buona che abbiamo a Terrasini l'avete tolta. Basta.